Luca, grande soddisfazione per tre punti che lanciano la Massese con questa doppia vittoria, la domenica scorsa in trasferta e questa in casa, lanciano la Massese al limitare della zona playoff, che era un po' l'obiettivo societario di inizio stagione. Siamo anche a tre punti dalla vetta, quindi insomma nulla osta che voi giocatori possiate sognare anche qualcosa di più. Sì, certo, erano i tre punti che ci servivano. Venivamo dalla partita di domenica dove avevamo fatto bene e ci serviva dare continuità a questi rendimenti, a queste partite. Siamo riusciti a vincere anche questa domenica, una grande soddisfazione contro una squadra molto forte come la Puglio Pelli. Sì, ora ci siamo avvicinati alle zone alte della classifica, dobbiamo essere bravi a restarci. Oggi, come le ultime gare, hai giocato parecchio, stai giocando sempre di più, insomma, sei quasi in pianta stabile e quindi diciamo una parte del merito di questa vittoria è anche tua. Sì, certo, ovviamente poi quando si vince non si vince per un singolo, si vince sempre grazie alla squadra. Oggi, se devo dare un merito a qualcuno, lo do a una squadra, perché siamo riusciti a fare una partita importante. Abbiamo difeso molto bene, quando abbiamo avuto le occasioni le abbiamo subito sfruttate. È questo che caratterizza, diciamo, le grandi squadre, dai. A proposito di difesa, direi che oggi è stata l'ennesima partita della fase difensiva della Massese fatta su ottimi livelli, ed è proprio per questo che la Massese probabilmente sta cominciando a scalare la classifica. Quindi una discreta difesa ben orchestrata, nonostante sia domenica scorsa che questa la difesa abbia dovuto giocare contro i capocannonieri del girone, se non ricordo male Nardi e Tapparello oggi, Tapparello che tra l'altro è stato veramente molto ben bloccato dai tuoi colleghi difensori. Sì, certo, la difesa ha fatto il suo lavoro, si è comportata benissimo. Non so se hanno fatto qualche tiro in porta, ma non ci hanno impensierito proprio di troppo, grazie proprio ai nostri difensori. Sì, se devo dire, stiamo giocando molto bene lì dietro, perché stiamo concedendo veramente poco, e poi quando abbiamo l'occasione davanti siamo subito bravi a concretizzarla. A proposito della difesa, oggi ha esordito uno che è appena arrivato, si chiama Cristian Salini, classe 2004, un fisico imponente. Mi sembra che non abbia tradito l'emozione. Sì, si è presentato in settimana, si è presentato subito bene, diciamo, lavorando fin dal primo allenamento. Oggi è entrato, ha fatto quello che doveva fare, ha sfruttato le sue caratteristiche, ha giocato bene, ci è servito. In fondo i tifosi vi hanno tenuti in campo ancora un po' per cantare insieme, insomma si sta creando anche un grandissimo feeling. Sì, siamo contenti, sapevamo che se riusciamo a vincere questa partita, a dare una continuità alle vittorie, sappiamo che i tifosi sono sempre lì a sostenerci, quando si vince è sempre più bello. Dicevamo che è un periodo che giochi molto di più, è una grande soddisfazione. Sei partito probabilmente nelle graduatorie un po' indietro e invece adesso le stai scalando, le graduatorie interne alla squadra. Beh, quello è quello che devo fare, diciamo, farmi trovare sempre pronto, anche nei periodi in cui gioco meno, appena vengo chiamato in causa, devo stare sempre pronto per dimostrare che posso giocare, poi le decisioni spettano al mister. Grazie e in bocca al lupo. Ciao.